Ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti ragazzi, una nuova puntata, ragazzi, ricette di Tony, ragazzi, oggi siamo ritornati in cucina, abbiamo qua un po' di ingredienti che ora vi farò vedere, e ragazzi, oggi faremo una pasta e patata bianca alla napoletana, quindi buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti tutti quanti voi, ragazzi, oggi pasta e patate alla napoletana bianca, quindi... vi faccio vedere già gli ingredienti che ci occorrono: un chilo di patate, dell'olio, un po' di prezzemolo, una cipolla, delle provole che ho preso un po' di giorni fa, 2 giorni fa, le dobbiamo fare, se no si devono buttare, quindi non si butta niente. Ovviamente della pasta mista, del pepe e del sale, quindi molto molto semplice. Quindi prima operazione che andiamo a fare: andiamo a sbucciare le nostre patate, un filo d'olio nella nostra padella, questa qui, la nostra pentola, con la cipolla, facciamo andare un po' la cipolla, poi aggiungiamo le patate, le facciamo tostare un po' e poi andremo con dell'acqua calda sopra. Quindi, ok ragazzi, ora ci sbucciamo, prima operazione, le nostre patate. Ragazzi, allora, nel frattempo ci siamo fatti a pezzi le nostre patate, abbiamo sminuzzato la cipolla con un giro d'olio. Ora la facciamo soffriggere leggermente e non appena andrà in soffrittura un poco, andremo ad aggiungere le nostre patate. Nel frattempo vi ho dimenticato di dirvi che ci vuole anche un pentolino con un paio di litri d'acqua, perché quando andremo a tostare le nostre patate, dopo ci vorrà l'acqua calda, non l'acqua fredda, se no le patate si induriscono. Quindi un minuto soltanto e aggiungiamo anche le patate. Voilà ragazzi, le patate le abbiamo aggiunte in questo modo qua. Ora giriamo un poco per non fare attaccare, un paio di minuti salate e pepate e poi andate con l'acqua calda che sta di là a filo. Mi raccomando, aggiungetela a filo in modo tale che vi regolate voi la giusta quantità d'acqua, non ne mettete troppo, se no risulteranno troppo acquose poi le patate. Ok ragazzi, e continuiamo. Ecco qua, passati 2-3 minuti che abbiamo fatto tostare le patate, si prende l'acqua in questo modo qua e si versa a filo così fino a coprire un po' le patate. Vedete, in questo modo qua, aggiungete un altro po', fiamma vivace, diamo una bella mescolata alle nostre patate, abbiamo salato, abbiamo pepato, le facciamo andare, ora mettiamo un coperchio sopra e per una decina di minuti controlliamo come sta l'acqua, se si è attirata. Una volta che si è attirata, assaggiamo la patata, vediamo se è bella dura o è ancora croccante, e regoliamo altra acqua e poi ci regoliamo per l'acqua della pasta. Quindi ora chiudiamo e ci vediamo dopo. Ragazzi, allora, coperchio sopra, 10 minuti, non muovete più niente, regolatevi voi dopo, vedete come sta il livello delle patate, se sono durette aggiungete altra acqua. Se va bene così, allungate solo l'acqua per la pasta, mi raccomando, sempre calda, in modo tale che dopo farà la cottura, insieme alla pasta. Per quanto riguarda le, provole, dopo si andranno a fare a pezzi e la pasta, appena andrà in ebollizione, mettiamo la pasta. Ok, a più tardi. Eccoci qua, quindi sono passati all'incirca un quarto d'ora che io ho messo il coperchio. Ho assaggiato, le patate sono morbidissime, quindi ora cosa dobbiamo fare? Prendiamo la restante acqua che noi abbiamo, la versiamo tutta in questo modo qua, così, e aspettiamo il bollore della pasta, dell'acqua. Una volta che l'acqua andrà di nuovo in ebollizione, noi andremo a buttare la nostra pasta che l'abbiamo preparata qui. Nel frattempo io ho sminuzzato la provola
E ci ho aggiunto anche il prezzemolo sopra, quindi un bel mezzo chilo di provola, ragazzi. Non siate avari quando cucinate, quando preparate le cose. Quello che ci vuole, ci vuole, se no non viene niente buono. Quindi non mettete una fettina di provola e vi aspettate che risulta la pasta e patate con la provola. Quindi usate le dosi essenziali. Io ci ho fatto un bel mezzo chilo. E quindi andrà bene. Quindi nel frattempo, ragazzi, pentolino un altro po' d'acqua, mettetela a riscaldare, perché una volta che buttate la pasta vi dovete regolare, perché la pasta assorbirà abbastanza acqua. Ok? Aspettiamo il bollore e caliamo la pasta. Ci vediamo fra pochissimo. Ragazzi, controlliamo la cottura della nostra pasta. Controlliamo la cottura. Vediamo un po' l'acqua come sta. Ragazzi, sta bollendo, sta in ebollizione, quindi mescolatina. Così, in questo modo qua. Ora prendiamo la nostra pasta, la buttiamo tutta quanta, così, perfetto. Mescolata, in questo modo qua, mescolatina. Io tengo altra acqua che ho fatto calda, buttiamo sopra e in cottura, ragazzi. Appena la pasta inizia a tirare tutta l'acqua ed è pronta, quindi ora coperchio sopra un'altra volta e per una decina di minuti, 7-8 minuti, controlliamo, poi giriamo di tanto in tanto. Ok, ragazzi, è una ricetta buona questa. Proprio nostra del napoletano, io l'ho fatta bianca. A Napoli ci mettono anche i pomodorini dentro macchiati, c'è chi ci mette la pancetta, lo speck. Io ho preferito non mettere niente di grasso, quindi l'ho fatta molto molto seria. E poi, ragazzi, immancabile il parmigiano che si deve adoperare. La tavola già è pronta, quindi ragazzi, questa è una pasta e patate per 4 persone, mangiate tranquillamente 4 persone. E niente, un bel piatto ricco, magari dopo vi sparate una bella insalatina. Non mangiate molto, mi raccomando. Mangiate buono, mangiate sano, mangiate solo il giusto. Ok, ragazzi, a più tardi. Ragazzi, eccoci qua. Dopo una decina di minuti la pasta ha iniziato a tirare, quindi ha assorbito tutta l'acqua. Io ne ho aggiunto un altro poco di acqua perché la pasta che abbiamo buttato era un po' dura, un po' duretta. E niente, ragazzi, manca qualche minutino, dopo spegniamo. Quindi mantecatura con la provola e il formaggio, misceliamo tutto e vi faccio vedere il piatto ultimato. Quindi siamo a buon punto per quanto riguarda la finalizzazione di questa splendida ricetta di oggi: pasta e patate bianche alla napoletana. Quindi un minuto soltanto e continuiamo con la nostra pasta e patate. Allora, qua la pasta sta tirando. Ora io spengo sotto al fuoco e inserisco la nostra provola con il prezzemolo e profumata al pepe. Ho aggiunto anche un po' di pepe sotto, quindi ora io spengo sotto al fuoco e aggiungo la provola. Va? Bella mescolatina, che ora la provola si fonde tutto per bene. Parmigiano e ci salutiamo. Ok, ragazzi, un minuto soltanto. Voilà ragazzi, il piatto è finito. Ecco qua la nostra pasta e patate con la provola filantissima. Quindi abbiamo mantecato anche con il parmigiano. Quindi ragazzi, buon appetito a tutti. Dalle ricette di Tony, questa splendida pasta e patate. Quindi ci vediamo sempre su YouTube, canale ufficiale. Le ricette di Tony, su Facebook, le ricette di Tony, Antonio Sepe. Ricette per quanto riguarda la rubrica Travel Tony, quindi al prossimo video, ragazzi, sempre con le ricette di Tony. Un saluto a tutti gli amici del canale, ai nuovi iscritti e anche ai vecchi, quindi al prossimo video. Ciao ragazzi, con la pasta e patate alla napoletana.